Cosa succede dietro le quinte di uno dei programmi più iconici della televisione italiana? Oggi, a Onda Virale, ti porteremo nel cuore della tempesta che ha scosso il mondo dello spettacolo, con Mara Venier al centro di un'esplosione di polemiche e reazioni senza precedenti. Resta con noi fino alla fine per non perdere neanche un dettaglio di questa storia avvincente e controversa. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato. Scendiamo nel cuore della tempesta mediatica che ha travolto Mara Venier nel dopo Sanremo, scatenando una cascata di polemiche e reazioni senza precedenti. La conduttrice, solitamente amata dal pubblico per la sua spontaneità e il suo calore umano, si è trovata al centro di una controversia che ha messo in discussione non solo la sua figura, ma anche il ruolo della televisione italiana nel dibattito pubblico. Tutto è iniziato durante la puntata di domenica in post Sanremo, quando Mara Venier ha deciso di leggere un comunicato stampa di Roberto Sergio, esprimendo solidarietà a Israele e alla comunità ebraica. Il gesto, apparentemente innocente, ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social media, con migliaia di utenti che hanno espresso disapprovazione e indignazione nei confronti della conduttrice. Ma qual è stata la vera ragione dietro questa reazione così accesa? Al centro della polemica c'è il conflitto in corso tra Israele e la Palestina, un argomento estremamente delicato e polarizzante che ha diviso l'opinione pubblica in fazioni opposte. Molti utenti sui social media hanno interpretato il gesto di Mara Venier come una presa di posizione politica, accusandola di parzialità e di favorire una delle parti in gioco. La situazione si è ulteriormente complicata quando la conduttrice ha cercato di rimediare, citando le parole di Redemption di Bob Marley e chiedendo umilmente perdono. Tuttavia, la sua mossa non è stata sufficiente a placare la furia dei detrattori, che hanno continuato a criticarla e a metterla sotto pressione. Nel frattempo, il dibattito si è esteso anche al ruolo della televisione italiana e alla sua responsabilità nel gestire argomenti così delicati e controversi. Molti si sono chiesti se i conduttori televisivi abbiano il dovere di mantenere una neutralità politica o se abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni personali, anche se possono risultare divisive. E tu, cosa ne pensi di questa situazione? Lascia un commento qui sotto e unisciti alla discussione. Non vediamo l'ora di leggerti! E mi raccomando, se ti piacciono i nostri contenuti, non esitare a lasciare il tuo like sotto al video. In tutto questo caos, Mara Venier ha deciso di disabilitare i commenti sui suoi social media, cercando forse di proteggersi da ulteriori attacchi e di preservare la sua privacy. Ma la domanda rimane: quale sarà il futuro della regina della TV italiana dopo questa tempesta mediatica? Resta sintonizzato per scoprire tutte le ultime novità su questo avvincente e controverso caso Rai Sanremo. Grazie per essere stato con noi! A presto!